ciao ragazze, eccoci qua per un nuovo video. Questo qui è il video cosa c'è nel mio iPhone, che forse è il video più richiesto dell'universo. Io ho un iPhone 5 da 32 GB bianco e oggi ho questa cover che sarebbe un bumper rosa. Allora, come blocco schermo ho questa foto che ho preso su WeArtIt con scritto Don't touch my phone. Poi ho il codice, e magari non diciamolo al mondo. Ok, come schermata home di solito metto sempre una mia foto, oggi ho questa ma la cambio quasi ogni giorno. Nella barra delle applicazioni principali ho telefono, mail, Google, WhatsApp. Poi nella prima pagina ho foto, fotocamera, contatti, calendario, messaggi. Dopo qua ho iBooks, che è tipo per leggere i libri, ma non lo uso quasi mai. Poi ho orologio, video, note. Le note tipo sono la mia vita, cioè guarda, le uso tantissimo. Poi ho iTunes Store per comprare la musica, poi musica. YouTube Capture, che in pratica uso per quando faccio video dal telefono, li carico con YouTube Capture. Poi ho Snapchat, che ancora non ho capito bene come si usa. Mi chiamo Chiara XOXO02. Poi ho App Store, ovviamente cose normali dell'iPhone, impostazioni, Tumblr, che io adoro anche questo. Ci sono delle citazioni e foto stupende, quindi ve lo consiglio tantissimo. E questo qua è il mio profilo con un panda, va bene. E niente. Facebook, YouTube, ovviamente, Instagram, che è la mia vita, è qualcosa di stupendo, proprio ossessionata da Instagram. E il mio profilo è ChiaraXOXO02. Per chi mi volesse seguire, posto foto tipo ogni giorno. Quindi questo qua. Messenger, che sarebbe la chat di Facebook. Su social ho Skype, Twitter, Google Plus, pagine e studio. Skype per fare videochiamate, Twitter per chi mi volesse seguire su Twitter. Mi chiamo World of Chiara. Alcune volte posto qualcosa, quindi se volete seguirmi anche qui. Ci sono. Poi vabbè, Google Plus per vedere le notifiche di YouTube, pagine per gestire la pagina del canale, di cui ovviamente vi lascio sempre il link sotto, che si chiama World of Chiara, e qua pubblico sempre fotine e cose del genere. Poi ho Studio, che è anche per gestire l'account YouTube. Poi sulla cartella fotografie, ho abbastanza app, direi. Abbiamo Photogrid per fare i collage, PicCandy, dove ci sono delle bellissime texture, eccetera. Splitpic per fare tipo la foto a sosia ed è troppo troppo carina. PhotoRush, per modificare le foto, PicCollage per fare i collage, InstaSize per mettere i bordi alle foto, Retrica, VSCOcam, PicsArt, poi ho PixLR. Vabbè, Reflection, Camo, Filtragram, Haiem, Studio e Razer. Io non ve le sto a spiegare tutte, se no ci metto davvero tantissimo, però devo dire che se volete vi faccio un video a parte. E sono davvero tutte bellissime, se volete andate un po' a vedere. Qui sulla categoria video ho Momentica, Reverser, iMovie, Viva Video, InstaSize Video e Hyperplace. Allora, poi sulla cartella random ho app del giorno, app della sera, dream day, character e sleep pillow. App del giorno e app della sera ti danno ogni giorno e ogni sera un'app gratis. Poi dream day è un countdown molto molto bello. Per esempio, mancano 292 giorni al mio compleanno, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ho character dove ci sono tutti i caratteri, anche questa è troppo troppo carina, a parte la pubblicità. Per esempio abbiamo qua varie cose. Poi ho Sleep Pillow dove ci sono dei suoni che mi fanno davvero dormire, come per esempio questo, che sarebbe l'acqua. Poi ho questo di qua, tipo la tempesta, il fuoco, ed è davvero Utility. stupenda. Ho
Memo vocali, bussola, promemoria, meteo, film al cinema, spazio. Questa qui che è Sale, che ti calcola lo sconto, Shazam, stasera in TV per vedere tutte le cose che ci sono in TV. Poi ho Google Maps, valuta, che ti calcola tipo i soldi da euro a dollaro, eccetera eccetera. Poi ho Meteo Plus, per vedere il meteo, Around Me, che ti dice tutti i bar, i cinema intorno a te, magari se sei in un'altra città è molto utile. Poi ho Piccole Ricette, per le ricette, Ryanair, che sarebbe l'agenzia aerea, e Photo Translate, ti traduce, cioè tu fai la foto e te la traduce, tipo di qualche testo in inglese, cose del genere. Poi ho su Svago, ho qualche giochino, anche se non li amo moltissimo, e sono Quiz Duello, Subway Surf, Flappy City, Geometry Light, ed, su Wallpaper ho We Art It, Cocoppa. We Art It è troppo troppo bello, se volete anche qui seguirmi, mi chiamo Chiara Selenator e ci sono delle immagini fantastiche, io la adoro, quest'app è qualcosa di stupendo. Poi ho, vabbè, Cocoppa per alcuni wallpaper, cose del genere. Poi su Girls abbiamo tutti i miei negozi preferiti, Subdued, OVS, H&M, Ikea, Kiko, Sephora, Pull & Bear, Stradivarius e Bershka. E oggi ho scaricato questi due che devo mettere qui in questa cartella, e sono Abercrombie, che lo spostiamo, e Hollister, ecco qua. Poi su shopping online, quindi abbiamo subito.it, Mini in the Box, eBay, Depop e Amazon, tutti i siti online dove comprare e vendere. Poi ho sto card, che è molto molto utile quando per esempio ti scordi il borsellino a casa, però hai il telefono, qua ci sono tutte le carte che puoi far leggere perché c'è il codice a barra, quindi è molto molto utile. Poi ho EasyJet, che è un'altra agenzia aerea, e poi questo qui che è un corso per fotografia per usare meglio la Canon. E nell'ultima cartella ho le cose, diciamo, che non uso mai, che già sono preimpostate nell'iPhone. E niente, questo era il video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!